Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con notizie legate al maltempo perché c'è stata una nuova esondazione a Prato. Vediamo. 170 persone sono state portate via dalle loro case perché ieri sera il torrente Bagnolo ha rotto l'argine e esondato alla periferia di Prato, nella zona di Sant'Ippolito. L'argine era appena stato rifatto, ma non si era consolidato e la piena lo ha sfondato, alluvionando la zona circostante. Si è trattato di alcune aree agricole. Poi, nella notte, la situazione è tornata sotto controllo. In un punto invece è andato creando una falla di una fuoriuscita di 5 metri, però avevamo quasi volutamente lasciato diciamo, negli interventi una maggiore debolezza su quel lato, perché quel lato dà su un campo che anzi in futuro a mio giudizio sarà proprio la perfetta area di esondazione da formalizzare e poi da proteggere anche con degli argini specifici. Fatto sta che questa fuoriuscita non ha provocato alcun danno né a persone né a cose. In qualità di commissario per l'emergenza, Gianni ha convocato ieri pomeriggio il comitato con le categorie economiche, sindacati, ANCI, comuni e province per impostare la ripartenza di tutte le attività danneggiate dall'alluvione. È il comitato di consultazione che ci consente di avere dal territorio, attraverso le voci di chi opera nel mondo del lavoro, nel mondo associativo, nelle realtà che vengono avvertite dai comuni, come appunto quelli che sono i problemi e come affrontarli. Gianni ha firmato la richiesta di estensione dello stato di emergenza alle province di Lucca e Massa Carrara. E cade nei boschi di Molinnuovo in Val Cerfone mentre va in cerca di funghi. Brutta avventura stamani, poco dopo le 8, per un uomo di 69 anni caduto accidentalmente in una zona nei pressi della frazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Arezzo e l'automedica. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato in codice rosso. E parliamo adesso di agriturismo. Sono oltre 5.000 gli agriturismi in Toscana che veicolano tanti prodotti dell'agricoltura a tutela dei territori. Anche per il turismo è un settore vincente. Il mondo dell'agriturismo, Presidente, ha dimostrato di saper reggere addirittura dei flussi turistici, quindi Agritur è una manifestazione perfetta da questo punto di vista. Questa è una manifestazione di alto livello, altissimo livello, che mette in contatto gli operatori e fa conoscere le nostre aziende, le nostre associazioni che molto hanno da dire seguendo e diciamo, affiancando le attività di impresa in questo settore, con una qualità che cresce sempre di più nei servizi, nella gestione anche di attività collaterali come appunto quelle legate all'agroindustria, ovviamente tutta la parte, diciamo, dell'accoglienza anche ristorativa. Alla Camera è stata approvata una legge a prima firma Mirko Carloni del mio partito della Lega che proprio dà uno spunto ai giovani imprenditori per avviare l'attività in questo mondo, proprio per farli crescere anche in vista di un ricambio generazionale, perché non, se ne parla poco, ma il ricambio generazionale è essenziale per non perdere la qualità e lo sviluppo di questo settore che è essenziale. Qui ci sono anche tanti prodotti tipici del nostro territorio che vengono portati in fiera, perché c'è anche un abbinamento tra agri e tour e passioni in fiera, che credo dia un valore aggiunto e faccia appunto per quanto riguarda la riscoperta dei territori anche da vetrina per potenziali acquirenti di pacchetti turistici. In Toscana, ma anche qui in provincia di Arezzo, sono tantissime le strutture che sono nate e proprio per questo anche recentemente abbiamo migliorato la legge regionale per consentire agli agriturismo di poter lavorare meglio. E l'artigianato artistico incontra il comparto agrituristico all'edizione 2023 di Agri e Tour, una sinergia che guarda al turismo esperienziale. C'è anche un padiglione dedicato all'area interior design all'edizione 2023 di AgriEtour, l'evento fieristico dedicato al comparto agrituristico in corso ad Arezzo Fiere Congressi fino a domenica 12 novembre. Le botteghe d'arte di Confartigianato sono impegnate nella dimostrazione delle tecniche di lavorazione di diversi mestieri di artigianato artistico. Il comparto artistico risponde con grande forza e con grande presenza in questa occasione di Agritour, proprio a testimonianza, diciamo, delle valenze artigianali e artistiche del nostro territorio.
Qui presente abbiamo una collettiva di aziende che hanno portato lavori di primo ordine, e quindi parliamo di ceramica, parliamo di terracotta, parliamo di decorazione, parliamo di lavorazione del mosaico, parliamo di quelle attività artistiche che da sempre hanno caratterizzato nel nostro territorio una testimonianza chiara e netta, diciamo, della nostra toscanità. Un'occasione per creare nuove sinergie tra il settore dell'artigianato e quello agrituristico. Nei vertici avvenuti abbiamo convenuto quanto sia importante tessere bene questa tela, che vede un turismo esperienziale, vede un turismo che cerca appunto di scoprire le arti territoriali, le maestranze, ma non solo, anche le materie prime. Costruire insieme l'Europa dei territori, di questo si è parlato a Cortona in un partecipato convegno organizzato dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Un convegno a Cortona che ha avuto grande partecipazione, al centro i temi che riguardano l'Europa, del resto lei sta correndo per riportare, come ha detto, proprio anche l'Italia, l'italianità, la toscanità a Bruxelles. Un ringraziamento particolare ai tanti cittadini cortonesi, al sindaco Luciano Meoni, al consigliere Casucci e all'onorevole Nisini che oggi sono venuti qui a parlare di Europa, ma anche di territorio, di come l'interazione tra i territori e l'Europa sia sempre più importante per costruire veramente un'Europa più giusta. Abbiamo parlato di questioni che riguardano l'immigrazione, l'ambiente, le recenti alluvioni che ci sono state in Toscana e che hanno flagellato la Toscana. Io ho chiesto all'Europa un intervento per attivare il Fondo di Solidarietà Europeo e dare soldi alla Toscana, come è successo per l'Emilia Romagna, per aiutare le tante famiglie, tante imprese che sono rimaste alluvionate. C'è tanto da fare in Toscana, sono fiera di rappresentare come unica rappresentante di centrodestra toscana l'Italia a Bruxelles e ringrazio tutti i cittadini di Cortona perché ogni volta mi dimostrano un grandissimo affetto. Un convegno partecipato dove sono venuti fuori, partendo dall'Europa, dei temi che interessano anche la nostra Toscana e anche la nostra provincia, il nostro territorio. Era lo scopo di questo convegno. Credo che sia doveroso per un politico correre quando lo chiama un cittadino. È un nostro obiettivo quello di essere concreti e di essere utili per le richieste dei cittadini. Il nostro territorio risente ancora purtroppo di una serie di problematiche che lo affliggono e che noi dobbiamo cercare di risolvere. E il congresso provinciale di Azione ha confermato al vertice del partito Lucia Cherici, ribadita la necessità di allargare l'influenza dell'area libera democratica anche ad Arezzo. Presenti delegazioni di PD con l'ultima uscita di Francesco Ruscelli, Italia Viva e Più Europa. Non aveva alternative e gli iscritti di Azione le hanno riconfermato la fiducia, nel segno dunque della continuità. Del resto l'esperienza elettorale del terzo polo di Arezzo ha dato risposte soddisfacenti e in sede locale le separazioni romane hanno assunto una valenza differente, visto che i rapporti sono buoni con Italia Viva. Lucia Cherici, avvocato, dunque resta il vertice del partito che punta ad allargare la presenza liberal-democratica nel nostro scacchiere. Il progetto politico di Azione è un progetto vincente e su Arezzo lo porteremo avanti. Ecco, come intendete sviluppare la vostra linea politica? Avete dei rapporti privilegiati, degli interlocutori con cui dovrete innestare un progetto politico? Fino ad oggi abbiamo già lavorato in, diciamo, buona compagnia con tanti soggetti politici aretini, provinciali, e abbiamo portato avanti molte iniziative. Quello che mi propongo io è quello di sviluppare un'area liberal democratica, europeista, riformista, laica, che possa interloquire anche con le forze popolari, comunque, diciamo, raggruppando persone che, se a volte sembrano possano essere distanti, non lo sono in realtà, perché sono i valori che contano, le idee politiche. 14° congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Arezzo, definite le linee guida dell'attività del movimento per il prossimo mandato, nel quale il Consiglio continuerà ad operare nel segno della continuità.
Un congresso provinciale nel segno della continuità. I buoni risultati ottenuti nel mandato appena concluso hanno indotto il gruppo dirigente del movimento a confermare in massima parte il consiglio provinciale uscente. Vi è quindi soddisfazione all'interno dell'MCL per quanto è emerso durante questo importante momento di confronto, al quale, come osserviamo, sono intervenuti molti iscritti provenienti da tutti i circoli della provincia. Un lungo percorso, durato 4 anni, un percorso che ha trovato anche dei momenti difficili in salita. Ricordiamoci che abbiamo passato la pandemia e per un'associazione come la nostra vuol dire veramente un momento difficile, ma nonostante tutto i nostri circoli sono rimasti aperti, i nostri uffici lo stesso, pur nelle dovute precauzioni, i nostri ragazzi si sono sempre offerti di aiutare gli altri, per cui siamo contenti anche perché ci siamo ripresi, abbiamo dei ottimi risultati dal punto di vista dei servizi che stiamo facendo, la gente viene da noi contenta di partecipare a una vita sociale come la nostra. Presidente, a questo punto il futuro del movimento quale sarà? Il futuro del movimento sarà quello di proseguire nella strada che abbiamo percorso in parte e abbiamo iniziato 4 anni fa, aprirci sempre di più alla nostra comunità, al nostro territorio, alla nostra provincia, collaborare con le altre associazioni, riuscire ad ottenere dei risultati sempre a favore delle persone, per cui noi ci dedichiamo giornalmente il nostro tempo e la nostra passione. Al centro affari, oltre ad Agrieture, il fine settimana di Passioni in Fiera, una manifestazione che cresce ogni anno e che vede la collaborazione di tante associazioni. È un fine settimana ricco di iniziative, questo per Arezzo Fiere e Congressi, come ci conferma il presidente Ferrer Vagnetti. Accanto ad Agrieture troviamo anche Passioni in Fiera. Quest'anno è, rispetto all'edizione anche di primavera, praticamente raddoppiata, perché ci sono oltre 100 espositori tra le varie associazioni, le due associazioni AIFO e AFO, e praticamente parliamo di 2.500 animali presenti per l'una e 3.500 per l'altra, per cui veramente un tripudio. È un percorso soprattutto anche didattico, se vogliamo, per tanti bambini, per tante famiglie che vogliono venire a passare un momento di serenità. Questa è la seconda edizione della fiera intanto, l'anno scorso era molto più ridotta, quest'anno ci sono animali di ogni genere. Come abbiamo detto prima, AIFAO si occupa della conservazione e anche dell'allevamento di acquatici e fagiani, quindi questi sicuramente non possono mancare. E ce ne sono in grande numero. Poi abbiamo anche qualche chicca, però abbiamo qualche animale anche da parco, definiamolo così, sono molto più appariscenti, molto più ricercati anche dagli amatori. Abbiamo visto dei bellissimi pavoni, cigni, bianchi e neri. Certo, i cigni, i pavoni, ma ci sono anche gli ibis qua dietro a noi e molto altro. È un banco interessante, noi siamo alla terza volta che siamo qui a Passioni, ci troviamo bene, è sempre stata una bella manifestazione, riusciamo così a mettere in mostra i lavori che facciamo nei nostri centri riabilitativi per ragazzi con problemi psichiatrici, abbiamo 3 centri diurni, uno di ceramica, uno di serra, orticoltura e uno di cucito, facciamo lavorare i ragazzi e il banchino, vedete, i prodotti che i ragazzi lavorano durante tutto l'anno. È stato sorpreso mentre spacciava cocaina ad un assuntore del luogo. Si tratta di un 37enne di origine albanese, già noto alle forze di polizia, arrestato dai carabinieri di Città della Pieve. I militari, dopo aver assistito alla cessione di una dose dietro pagamento di 60 euro, hanno fermato l'acquirente. Al tempo stesso hanno controllato il presunto spacciatore, il quale aveva tentato inutilmente di fuggire. Subito perquisito aveva con sé un'altra dose di cocaina. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altri 50 grammi di cocaina, 4.500 euro in contanti, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed un telefono cellulare. Il 37enne è stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere perugino delle Capanne. Fiera del disco e del fumetto in uno dei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, dove gli appassionati trovano dischi e fumetti vari. E domani arriva il fumettista Fabio Civitelli.
All'interno di Arezzo Fiere e Congressi, in questo bel fine settimana, c'è anche la mostra del disco e del fumetto alla sua che edizione? Terza? La terza edizione, ereditata da Colosseo, che 3 anni fa ci ha passato il testimone, e noi siamo stati ben contenti perché Arezzo è una piazza che ci piace moltissimo. È una piazza molto attenta al fumetto, radicata veramente in questo senso, ma anche alla musica. La musica la fa da padrona, perché prende tutto il pubblico, dal bambino al grande, all'anziano, all'adulto, dai 6 mesi ai 90 anni, ma anche di più. E quindi, ecco, qui si può trovare di tutto, dai vinili ai fumetti rari ma rarissimi, si trovano insomma grandi collezionisti. Sì, specialmente quelli lì, vengono da tutta Italia, abbiamo circa 80 di espositori. A proposito di disegni, avremo domani un aretino doc della Bonelli, della casa editrice Bonelli, Fabio Civitelli, che esporrà, e già oggi sono già esposte, le vedrete, delle sue tavole, che saranno messe in vendita proprio in caso eccezionale. Pensate che Civitelli viene da Lucca Comics la settimana scorsa e ha fatto un bel tour de force per essere presente anche qua. E sono migliorate le condizioni di 2 automobilisti rimasti feriti in un incidente stradale accaduto ieri sera sulla regionale 70 della Consuma, nel comune di Castel San Niccolò. I 2 uomini, uno di 47 anni e uno di 63, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena da un'ambulanza del 118. Sottoposti alle cure dei sanitari a causa di alcuni traumi e contusioni, entrambi vanno migliorando. E la rotonda di via Valiani a Levane, al centro di una discussione accesa e reciproche accuse tra il sindaco di Montevarchi Chiassai e quello di Bucine Benini. Botta e risposta fra il sindaco di Montevarchi Chiassai e il primo cittadino di Bucine Benini sul ritardo del finanziamento per la realizzazione della rotatoria di via Valiani a Levane. La notizia è emersa durante un incontro di alcuni giorni fa tra la regione toscana e i 2 comuni interessati. Chiassai ha parlato di decisione grave e inaccettabile. Le amministrazioni precedenti al nostro arrivo, scrive il sindaco di Montevarchi, avevano concordato che fosse il mio comune ad occuparsi della progettazione e Bucine a sostenere le spese e la direzione dei lavori. Come deciso, abbiamo consegnato il progetto esecutivo nel mese di agosto. In queste settimane veniamo a sapere che i fondi stanziati sono utilizzabili solo sulla parte di Bucine, che sembra abbia già spostato le risorse e la realizzazione dell'opera al 2024 e che la Regione voglia prima risolvere l'errore relativo alla gestione della strada. La mancanza dell'obiettivo al 2023, ha proseguito Chiassai, è la conferma del disinteresse nei confronti di un'opera indispensabile per garantire la sicurezza e una migliore viabilità di un'area industriale ed artigianale tra le più importanti della Toscana. Il sindaco di Montevarchi, al contrario di quanto ha dichiarato, risponde Benini, non ha mai collaborato con Bucine per trovare insieme una soluzione alle questioni legate al progetto della rotatoria di Levane. Il suo disinteresse si colloca agli albori dell'opera, quando ha rifiutato di partecipare per la parte di sua competenza al finanziamento. Benini ha poi puntualizzato che i ritardi, in particolare quelli relativi alle verifiche idrauliche, sono stati causati dalla volontà dell'amministrazione montevarchina, che, non prendendo per buoni gli studi condotti dai nostri addetti, ha dato incarico ad altri professionisti per le medesime verifiche. In ogni caso, termina il sindaco di Bucine, rassicuro i cittadini dicendo che la rotatoria sarà realizzata e la nostra amministrazione sta lavorando intensamente insieme alla Regione per superare gli ultimi ostacoli burocratici. Il premio Tagete taglia quest'anno il traguardo del 1/4 secolo. Già presentati i finalisti, il 16 novembre verranno svelati i vincitori. Saggistica, narrativa e poesia, ecco il premio Tagete che si accompagna a quello nazionale Etruria. Valorizzare i libri scritti bene, e quindi chi si impegna nel territorio di Arezzo e oltre per scrivere un libro che possa essere inserito in una valutazione importante. Poi anche quello di promuovere la città, perché attraverso questi 2 premi, soprattutto quello anche Etruria, giungono tante persone fuori d'Arezzo, arriveranno 12 finalisti del premio Etruria, e inoltre è un modo per ricercare tutta la storia
Aretina e non. Alla premiazione di giovedì 16 novembre sarà presente lo scrittore Paolo Ruffilli, che dedicherà il suo intervento a Italo Calvino nel centenario della nascita. Quelle che sono esposte sul tavolo oggi sono i risultati dei lavori delle diverse commissioni. Nelle commissioni io ho sempre cercato di introdurre persone disponibili, prima di tutto autorevoli, perché questo gratifica anche, diciamo, i candidati a questo punto di vista, indipendenti, e che quindi non sia, come dire, una giuria espressione esclusivamente dell'associazione Taceti. Infatti io sono un socio onorario dell'associazione, ma non faccio parte del direttivo, proprio anche per cercare di garantire questa autonomia. È venuto a presentare il suo libro su Berlusconi Pietrangelo Buttafuoco ed ha dialogato con il pubblico di Cultura Nazionale. A Cultura Nazionale lei viene a presentare il suo ultimo libro, ecco, ci vuole un po' parlare di questo suo ultimo lavoro. È un canovaccio, è un panegirico, a differenza dell'agiografia dove vengono elencate tutte le virtù, nel panegirico invece si riesce a far sì che anche i vizi riescano a celebrare la persona che diventa personaggio, in questo caso Silvio Berlusconi, nel panegirico che lo vede descritto nel beato lui, ovvero sia il modo in assoluto più complice, dove si mette da parte l'invidia e se ne fa una benevola ammirazione. Perché ha deciso di scrivere questo libro? Perché mi piace esercitare l'attività di critica letteraria, è un personaggio su cui i romanzieri vorrebbero esercitarsi, su cui i registi vorrebbero creare, su cui i musicisti vorrebbero comporre l'opera buffa che si destina ad un capitolo fondamentale della commedia. Sì, un altro grande evento, un altro grande sold out, un grande personaggio, Pietrangelo Buttafuoco, che viene a presentare un libro, beato lui, su Silvio Berlusconi, sulla sua vita, sulle sue opere, anche sulle sue difetti, se così si possono chiamare, ma un libro a tutto tondo. È un grande libro, un grande personaggio che ha avuto, si spera, una nomina importante da qui a qualche mese, e quindi un altro grande personaggio che viene ad Arezzo, un altro grande sold out. Cultura Nazionale è sempre più il centro della cultura aretina e non solo, e quindi siamo molto contenti. Il 18 ci sarà Magdi Allam, un altro grande personaggio, un altro grande sold out. Diciamo che noi siamo contenti e andiamo avanti così. Prima di chiudere diamo uno sguardo ai principali appuntamenti questa sera a Sabato Sport, e poi subito dopo One Chance, l'opera della mia vita, il film che è previsto per la nostra rassegna, come sempre poi in replica la domenica pomeriggio con la nostra introduzione. Adesso la parola a Luigi Alberti per la pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.